Porco di... Madonna, se prendo Samantha la metto qua nell'angolino e faccio così. Stavo scherzando. Ehi, ehi, ehi! Prima di cominciare con il video, mi raccomando, se volete vedere altri momenti simili a questi, non dovete fare altro che seguirmi in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17. Trovate il link qui sotto in descrizione. Inoltre, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione in su, perché se no mi arrabbio! Ora però, ragazzi, è arrivato il momento di passare al video. Io vi auguro una buona visione. Vi do il benvenuto su Clap Clap. Vabbè, dice, ho visto nel giornale tipo una sponsorizzazione inerente a un lavoro per tipo occuparsi della casa. Visto che non avevo soldi, ho deciso di presentarmi. Non posso cambiare le impostazioni grafiche. Ottimo. Questo è come si mette il videogame, ragazzi. Ma è un tipo nudo o... Signore, sto cercando un lavoro per occuparmi della casa, visto che sono povero come la... Questo è il ballo del... Ok? Questo è il ballo del qua qua. Questo è il ballo del qua qua. Vieni qua e fammi una po'. No, no, signore, cosa sta facendo con quella mano? Mi scusi, buonasera. Excuse me, I'm trying to find a house on this street. Could you help me out? Mi scusi, sto cercando di trovare una casa in questa via. Può darmi una mano? Assolutamente. Quale casa stai cercando? Sto cercando la Maxim Place. Mi ha assunto per occuparmi della casa mentre che lui non c'è. Maxim? Ah, Maxim? Sembra è interessante. Lui di solito mi chiede di guardare la sua casa. Molto bene. Io sono Marco Batowski. Non me ne frega un cazzo di chi sei, bro. Dimmi dove sta la casa e stai zitto. Ma poi perché sei scalzo? O sono le scarpe quelle? Boh, frate, c'è la grafica in 8K, non riesco a capire una minchia. In 8 bit, anzi. Nice to meet you, Marco. Puoi dirmi dove sta la casa? Infatti, Marco, frega un cazzo di come cazzo ti chiami. Dimmi dove sta la casa e va a fan password. Assolutamente. Due case più avanti. La mia è questa qua. Credo che il proprietario della casa ha detto che le chiavi dovrebbero essere sul retro. Dovrei andare a vedere. Cioè, io prendo un lavoro, non mi presento nemmeno la persona, mi dice tranquillo, vieni a casa mia, le chiavi sono sul retro. Ma che cazzo è di, frate? Io credo che ha detto che le ha messe, ok, nei vasi. Let's see if this work. Ma la porta è aperta e vedo... Ma sai che ti dico? Guarda, meglio poveri che proseguire in questa direzione. Cioè, nel senso... C'è troppo silenzio, ragazzi. Porco di... Ehi, grazie per occuparti della mia casa. Assicurati di fare. Controllare l'email. Dare l'acqua alle piante e buttare via l'immondizia. PS, premi Q per togliere le luci on off in any room. Io immagino tipo... Tipo io so tipo la madre. Anzi, tipo magari c'ho tipo la figlia sopra in camera col fidanzato. Io sono qua tipo la madre che sta a magnà e a un certo punto si fanno le luci così. E questo è il rumore che senti. Grande figlia, hai preso tutto da tua madre. Quant'è che mi pagano allora per questo lavoro? Non abbastanza, quindi facciamo un attimo la sorpresina al proprietario. Mettiamo la carne qua. Bella, insaporita. Appena torna, se la magna, gli viene tipo, non lo so, qualcosa. Così impara a non pagarmi bene, figlio di puttana. Ah, la prima missione è Explore the Rooms. No, frate, devo andare veramente nelle stanze. Ah, e devo proprio entrare... Perché c'è un pezzo di carne per terra? Per terra? No, please, Daddy, I'm stuck in the washing machine. No, Daddy, no, please. Bel beat, ci posso fare col cesso. Interessante sta... Chi cazzo è che fa rumore nella mia fottuta abitazione? Come uccidere un house sitter? Autokill a house sitter. House sitter sono io, quello che si occupa della casa. Dovremmo forse scappare dopo che leggi un libro del genere? Vieni qua, bestecchina. Attenzione, non entrare. Ci ho provato, lo ammetto.
Check di mailbox, vai, andiamo. Missing, please help. 25 anni, Chemical Jackson. Questo è quello della televisione. L'ultima volta visto, 23 settembre 1984. Missing house sitter, quindi... Sembra quasi l'inizio di una novella misteriosa. Chissà cosa è successo. Che tu ti preoccupi di quello... Va bene. Grab the watering can from the garage. Perché la musica è così fo... No, ma mi sto annaffiando la fi... Ma no, frate, devi annaffiare lì, non me stessa, porco... Va bene, dai. Dai che faccio schifo in queste mansioni. Cos'era? I piedi mi annaffi. C'era uno fuori. Chiunque sia lì fuori, fai attenzione perché te faccio così nel bucio del culo. Hai capito? Senti? Fai volta attenzione a quello che fai. Grab the trash can from the kitchen. Ok, buttiamo l'immondizia dalla cucina. Wow, questa... Ma frate, ma vai lento. Vabbè, ha detto comunque che... Che è tipo pesantissima. E che ci sono delle ossa. Porco... Figlio di una grandissima stronza. You scared the shit out of me? Who are you? Io sono l'agente Ristolino. Immagina chiamarti Ristolino, frate. Federale investigatore di Bureu. Vabbè, non ti dico Bureu, con rima ci potevo fare. Devo farti alcune domande. Fammi le domande che vuoi. Ci sono dei report di disturbi in quest'area. Gente che sparisce, strange, vabbè, fenomeni particolari. E stiamo facendo un'investigazione. Sì, ne ho sentito, ma qua sembra tutto ok. Sto solamente buttando l'immondizia. Va bene, mantieni i tuoi occhi e le tue orecchie aperte. Dobbiamo arrivare fino alla fine di questa situazione, vabbè. Ok, grazie. Grazie, ispettore. Nessun problema. Stay safe. Dammi il coltello che la vado ad ammazzare, sfidi p***a, vado a spaventare. Vieni qua. Officer! Officer Ristolino! Officer! Chine sword! Ecco. Prendi del cibo dalla cucina. Ho tutto il cibo buttato in giro per... Dimmi che ho lasciato delle bistecche in frigo buone, ti prego. Excuse me? Samantha, hai smesso di bombarti il vicino di casa? Hai rotto il cazzo, Samantha! Madonna, se prendo Samantha la metto qua nell'angolino e faccio così. Stavo scherzando! Madonna, Samantha, stai... Porca zia, Samantha! Ah, minchia, con Drake stai scopando... Portacci tua. No, frate. Check upstairs rooms. E buonasera, vigni pici. I birfiviri pisi in tri. Grizi, milli. Sarò stanco. Dovrei prendere una cosa da mangiare e poi andare a dormire. Frate, t'ho buttato tutta la carne che c'era nel frigo. Che cazzo di magnimo. T'ho buttato tutto. Put cereal on bed upstairs. Ah, ok, devo portare i cereali sul letto sopra. Vabbè, andiamo a mangiare. Quindi devo mangiare pure sul letto. Vabbè, ci sta effettivamente. Se però i cereali quando sono messi troppo sopra e non sono ancora bagnati dal latte, mi dà fastidio. Quindi facciamo un attimo un trick così. Ok. Butti via. Ok, ora sono imbevuti di latte. Ora li possiamo mangiare. Devo accendere per forza la televisione? Sembra che si stava inculando qualcuno, quello della televisione. Ma porco... Sono le 2:40. Michael Jackson? Ma c'è sta un'altra casa. C'è una porta che porta letteralmente in un altro... In un monolo... Ok. Letteralmente, ragazzi, questa porta che porta una camera così, un bagnetto così e... La paperella. Fatti sotto, pezzo... Che succede? Paperella, difendimi.
No, 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 parliamone, 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 parliamone. No, 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 let's talk about this, let's talk about this. Questa paperella sapete come la chiameremo? Fabrizio. Vai, Fabrizio. Controlla che sia tutto a posto fuori. E esci con la testa, controlla. Fabri? Com'è? T'ha a posto? Controlla un'altra volta. Ok, ha detto che è a posto, Fabrizio. Madonna, Fabrizio, sei il mio uomo, ti giuro. Fabrizio, muori, vieni qua, Fabrizio di merda. Andiamo con Alberto. Vai, Alberto, mi fido di te. Ok, Alberto, girati la testa, controlla. T'ha a posto? Alberto, hai visto quello che ho visto io? Ti sei svegliato anche tu le mutande, Alberto? Cosa facciamo? Scappiamo? O andare a letto con me e fare questo così non pensiamo a queste cose brutte? Ok, andiamo. Vieni qua. Mettiti in posizione. No, perché ti sei messa a 90? A posto. Ah, a posto, finito. Alberto, hai visto quello che ho visto io? Prima due? Prima i veri uomini. Controlla un attimo com'è la situazione. Ok? Ok, tutto ok. Alberto, accendimi sta cazzo di luce. Oddio! Alberto! Ci sta Albertone! Guarda, ci sta Alberto! No, non fallo cadere, Alberto! No, stanno limonando. No! Ok, ok. Fui. Calma. Dalla finestra, la finestra. What the hell was that? Devo andarmene più distante possibile da questo. Tu sei schiacciato, raga, ho sudato. Io ho continuato a correre fino a quando non ho raggiunto la stazione di polizia più vicino. Mentre che le autorità stavano investigando, hanno trovato Marco. Hanno trovato il corpo di Marco senza vita nella sua casa. Mentre hanno trovato Maxim. Hanno trovato i resti di Maxim dentro l'immondizia, fuori dalla sua casa. Quindi quello che ho buttato dall'immondizia era Maxim. Era il proprietario di il suo vicino Savo è disperso. Con le stesse circostanze. Ma i suoi resti non sono stati ancora ritrovati. Thank you for playing my first ever indie horror game. GG. Un gioco con una grafica 8-bit che mi ha fatto letteralmente smettere le mie cazzo di mutande. Il problema, ragazzi, è uno. Frega un cazzo di Michael Jackson che mi voleva pull-appare. Ma Albertone e Alberto sono morti, sì. Albertone. Albertone, zio porco. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Se dovesse essere così, mi raccomando, un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E inoltre vi ricordo che se volete vedere altri momenti simili a questi, dove io sclero, impazzisco, urlo e spacco tutto, mi potete trovare in live su Twitch tutti i giorni, live dalle ore 17. Trovate il link qui sotto in descrizione. Ora però ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate, perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.